E se pensiamo di aver sbagliato strada, possiamo farne una nuova e diversa. 8 dosi ogni 1000 abitanti, un fatturato di 450.000 euro al giorno. Sono le cifre del consumo di cocaina a Napoli, numeri che fanno male e che spiegano da soli la scelta di portare qui la seconda tappa della campagna itinerante di sensibilizzazione iniziata a Roma, con il senso di occupare i fortini della cocaina per sottrarli agli spacciatori e restituirli per un giorno alla legalità. Siamo nella villa comunale di Scampia e nei prossimi giorni saranno toccate altre 14 città italiane per parlare di cocaina nei luoghi in cui viene venduta, ma soprattutto per trovare in quegli stessi territori i migliori esempi da seguire che vanno in direzione ostinata e contraria. È significativo che qui si parli a Scampia di contrasto alla droga, alla criminalità e alle piazze di spaccio. Però noi raccontiamo anche l'altra Scampia, quella delle piazze restituite ai cittadini grazie al lavoro delle istituzioni, delle associazioni, delle famiglie e dei giovani, perché Scampia non è solo piazza di spaccio, ma è soprattutto gente che ha una grande dignità, una grande voglia di lottare. Ci sono tantissime iniziative dal basso straordinarie che ci fanno sentire orgogliosi di questo quartiere. Per parlare dell'impatto della droga sulle giovani generazioni si sono utilizzate modalità innovative come il Talk Street aperto, nell'intento di portare informazioni a chi di solito non vi ha accesso e per farlo direttamente sotto le loro case, sia con esempi concreti di strade alternative, sia con testimonianze che provengono da molti e diversi contesti uniti per l'occasione. Non c'è un posto più giusto dove stare oggi in questo momento, a ribadire una cosa che può sembrare banale, tira dritto, no alla cocaina, ma questo la maggior parte delle persone lo fanno. Adesso bisogna dar man forte a quelli che ancora non lo fanno o a quelli che non partecipano a questo tipo di iniziative per dire la maggioranza della città vuole questo, tira dritto. Io credo che bisogna dare grande valore, come sempre, alla cultura, perché soltanto se hai gli strumenti per poter dire no, dici no, quindi non c'è consumatore, non c'è spacciatore. Alla fine è un circolo che può diventare virtuoso. E la droga, la cocaina in particolar modo, ma le droghe in generale fanno allontanare da quella che è la vita reale. Cioè c'è chi vuole giocare e chi vuole assistere chi gioca. Io dico ai ragazzi, giocate in prima persona, per cui tirate dritto, senza perdervi, perché sono anni che non recupererete mai più, sono disarmonie, sono rapporti sbagliati, bugie, furti, insomma è un incubo, quindi quel piacere solo iniziale è solo un manto di fascino che poi ben presto cade, per cui tirate dritto.